in quello che era uno dei derby più sentiti della Serie D, Girone F, ora allenamento congiunto, il Pineto ha vinto per 2-0 contro il Notaresco sul neutro di Isola del Gran Sasso, sede del ritiro dei Lotariani. Squadre che risentono ancora della pesantezza dei primi giorni di preparazione con il Pineto, che comunque ha fatto valere la qualità e l'esperienza dei suoi uomini. I gol vittoria sono stati realizzati al 23esimo da Pellegrino sul servizio di Gambale e al 42esimo da Volpicelli su punizione. Entrambe le squadre hanno in programma movimenti di mercato in questi giorni per completare la rosa. A Pineto addirittura d'arrivo Teraschi e la conferma di Traini. A Notaresco pronti alla firma Patrizzi, Di Bartolo e Tringali. Ascoltiamo le interviste di Alessandro Pellegrino, autore del gol che ha sbloccato il risultato, mister Daniele Amaolo, il portiere Simone Mercorelli, mister Alessandro Bruno, Francesco Intinacelli del Notaresco. Sì, è stata una partita che l'abbiamo interpretata bene fin da subito. Sì, sono contento del gol, poi meno contento dell'infortunio, però niente di grave. Beh, sono giovani interessanti, adesso magari dobbiamo valutarli di giorno in giorno, adesso dobbiamo inserirli nel nostro organico e c'è da lavorare, abbiamo tempo e sicuramente sono giovani in prospettiva importanti che faranno sicuramente qualcosa di positivo per il nostro contesto, per trovare ecco, quell'equilibrio di squadra, come dico sempre, tra giocatori un po' cardini, uomini e, diciamo, di esperienza, i giovani e con prospettive importanti. L'obiettivo è questo, di costruire un insieme di giocatori, diciamo, di categoria, che hanno tante presenze, con giocatori che vengono dai settori giovanili delle primavere, e quindi crediamo molto in loro, soltanto con il lavoro, costruendo ecco, un po' un gruppo forte e compatto, e mi auguro che possiamo trovare il prima possibile un equilibrio che ci possa permettere di arrivare all'inizio di questo campionato nel modo migliore per affrontare un po' squadre di caratura, come abbiamo detto in fase di presentazione. L'obiettivo nostro è di costruire una squadra che se la possa giocare con tutti di domenica in domenica, a prescindere chi è l'avversario domenicale. L'obiettivo è questo, di poter giocare tutte le domeniche a viso aperto contro la squadra avversaria e provare anche a vincere, poi dopo accetteremo sempre il verdetto del campo. Alzando sia i lavori in allenamento e soprattutto il livello tecnico, ma anche atletico direi, delle amichevoli che stiamo facendo. Andiamo sempre a crescere ovviamente e poi dipende la brillantezza, diciamo, che si trova nelle amichevoli, dipende tanto anche dai lavori che si fanno, dipende dai giorni precedenti se hai fatto più corsa, più forza. Però quello che importa adesso non è tanto a livello atletico, perché quello arriva dopo, bensì le nozioni tecniche e tattiche che il mister sta cercando di imporre, e per ora si vedono i primi frutti, ecco. Sì, sono soddisfatto perché il lavoro prosegue bene. Abbiamo tanti chilometri sulle gambe, abbiamo tanta forza messa dentro, sono contento che abbiamo anche messo in campo qualcosina. Sappiamo che adesso è dura fare delle partite in un certo modo, però sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto e hanno messo in pratica ciò che gli avevo chiesto in questa prima settimana di allenamenti. Abbiamo cercato di dare minutaggio a tutti. Sono contento e dobbiamo continuare a lavorare. Sì, adesso è normale essere un po' appesantiti, ripeto, il lavoro procede bene, dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo stare sereni, giocare comunque con una squadra di categoria superiore non è mai semplice, però credo che oggi, nonostante i carichi di lavoro, abbiamo tenuto bene il campo. La squadra va completata in alcuni reparti, ma siamo vigili sul mercato, il direttore, la società sta lavorando per fare degli acquisti ancora più mirati. Mi trovo benissimo qui all'interno di questa società, stiamo lavorando tanto col mister e bene, stiamo caricando tanto, quindi oggi le gambe erano un po' pesanti, però come primo test mi hai fatto abbastanza bene, dai, siamo contenti.